Si deve vincere per riportare il titolo italiano pesi welter a Crotone ed aprire le buste con la possibilità di riportare il match nazionale nella nostra città, dove il Pallamilone per ben due volte è stato teatro dell'incontro che ha visto Tobia Loriga vincitore. Sì, è arrivato il momento della rivincita, la federazione mi ha rifatto sfidante ufficiale al titolo italiano, io ho accettato subito perché ci tengo a riprovare a portare il titolo a casa. Non sarà facile perché lui è un ragazzo, è in fase di crescita, io ho la mia età, quindi di crescita penso che non ne ho più, però ci voglio tentare perché l'ultimo incontro secondo me è stato molto equilibrato. A modo mio, secondo me non avevo perso, ha vinto perché ha combattuto in casa, quindi è stato preferito, un match molto equilibrato è stato preferito lui perché era in casa. Penso se avessi combattuto a Crotone avrebbe preferito me, uno perché ero il campione d'Italia, di solito quando un match è equilibrato il titolo rimane al campione d'Italia, lo sfidante per ottenere il titolo deve dimostrare di più del campione. E là secondo me non ha dimostrato di più, è stato un match molto equilibrato, quindi ci voglio riprovare, logicamente ho bisogno dell'aiuto di tutti i crotonesi, del comune, del CONI, degli imprenditori, del pubblico, spero che il pubblico possa venire e deve accorrere in tanti, anche perché penso di meritarlo perché nella mia carriera pugilistica ho sempre portato in alto il nome di Crotone e il nome dei crotonesi e quindi spero che la gente mi sia riconoscente in questo. E come... Sì, perché combattere nella mia città è una sensazione unica, non c'è la sensazione più bella di combattere col proprio pubblico. Poi ripeto, sarà un match molto molto difficile, ma io cerco di prepararmi, già ho iniziato da un mese, sono stato fermo perché mi sono rotto la mano, sono stato fermo 4 mesi e ho fatto una vacanza lunga che non mi fermavo da 8 anni e mezzo, non mi fermavo, e ho fatto una vacanza lunga che un po' mi è servita perché adesso ho riniziato gli allenamenti con più voglia di prima, infatti mi sto allenando 2 volte al giorno, la mattina vado a correre 4:30 o 5 di mattina, il pomeriggio mi sto allenando già da un mese. Ho perso già una decina di chili, sono 2-3 chili già vicino al peso, quindi ottimo, diciamo. Adesso continuerò e poi in base se dovessimo vincere il 12 e la gara d'asta, poi organizzerò insieme al mio preparatore atletico, organizzerò la preparazione. Ci tengo a dire una cosa, che se dovessi vincere l'asta, io a Crotone non è che voglio solamente organizzare il titolo italiano, io voglio organizzare uno sport coinvolgendo anche altre palestre di pugilato che ci sono a Crotone, anche qualche altro tipo di sport da contatto, fare proprio una festa degli sportivi crotonesi e tutti insieme festeggiare, fare una festa quel giorno e festeggiare. Anche se dovessi perdere o vincere, non fa niente. L'importante è fare una grande festa a Crotone, che secondo me in questo periodo, che è una città molto martoriata, ha bisogno di queste cose, perché facendo un titolo italiano ha una visualità a livello nazionale e internazionale. Adesso il campione in carica, Nicolas Esposito, ha lanciato il guanto di sfida e Loriga vuole che Teatro Sportivo sia nuovamente la sua e nostra città. Al fianco di Tobia Loriga, oltre Carlo Cava, suo preparatore atletico, il fratello Stefano, il vicepresidente della Croton Box Luigi Mesoraca, Paolo Pesci, allenatore di Bologna, Antonio Marsella Junior, che è stato all'angolo con la Croton Box all'ultimo titolo a Milano, e Antonio Giungato, fisioterapista. Tuo padre amava molto questo titolo italiano nella sua e nostra città, Crotone. Mio padre, quando parlava del titolo italiano, gli brillavano gli occhi e quindi sono sicuro che da lassù lui sarà orgoglioso, anche se io lo sento con me, io quando mi alleno in palestra ogni tanto sento che mi fischia o mi chiama, lo sento con me, perché il rapporto con mio padre, io con mio padre avevo un rapporto, era mio padre, quindi lo vivevo a casa e più lo vivevo al lavoro perché facevo il pugilato, quindi partivo con lui, stavo con lui, era una cosa molto, molto particolare, quindi anche se non c'è più, per me è ancora con me, è al mio fianco.
Qual è lo stato di salute della box a Crotone attualmente? Attualmente a Crotone lo stato di salute, ci sono due palestre di pugilato, c'è la Croton Box e la Pugil Croton, che sono due ottime palestre con degli allenatori che poi sono delle palestre che risalgono sempre a scuola Salvatore Lorica. Siamo tutti allievi di mio padre e quindi abbiamo degli ottimi requisiti, perché mio padre era un grande tecnico e quindi ci facciamo valere sia a livello regionale che a livello nazionale, tutte e due palestre. Ogni volta mi chiedete questo, la vita è un mistero. Finché il Signore mi dà la salute, io mi diverto. A me combattere mi piace. Poi, ringraziando Dio, combatto a livelli nazionali, non è che mi faccio il matchetto con lo sfidante facile che ha 200 sconfitte. Io quando combatto tutti gli ultimi incontri, sono tutti a livello nazionale, internazionale e mondiale. Quindi vediamo, dopo ogni incontro è a sé, dopo l'incontro deciderò. Sì, la voglia è tantissima, io nasco pugile, sono nato in palestra, per me fare il pugilato è come camminare, quindi è un piacere, sono fortunato che il Signore ancora mi dia la salute per fare dei match a questi livelli. Volevo dire l'ultima cosa, mi raccomando, forza Crotone. Ed è il motivo perché io sia qui, è proprio per testimoniare l'impegno della Federazione regionale a fare in modo che Tobia possa coronare il sogno del suo impegno. Cioè Tobia può combattere tranquillamente perché è uno che si prepara, non lascia nulla al caso, ha uno stile di vita sano, ha una struttura fisica invidiabile e si pone sempre nel match con molta umiltà e quasi quasi come se fosse uno sfidante sempre, anche quando ha fatto il titolo italiano l'altra volta, che era invece già detentore del titolo, era campione italiano. Lui ama molto la città di Crotone e in ogni post che voi vedete anche sui social finisce sempre per forza Crotone, per la mia amata Crotone, che è diventata un po' a livello nazionale quasi un po' uno sfottò. Ma è possibile che tu debba finire sempre così? Sì, è innamorato della sua terra, vuole fare qualcosa per la sua terra, ovviamente è innamorato del pugilato e lui lo fa attraverso quello che sa fare, attraverso il pugilato e attraverso il suo stile di vita, che vi posso garantire è un esempio per tutti gli atleti calabresi e non neanche a livello nazionale. L'ennesima sfida che il campione si appresta ad affrontare ci stupisce ogni volta, perché riflettevamo proprio sull'età. Qualche anno fa, negli anni 90, c'era Foreman che fece un incontro a 46 anni e sembrò una sfidare le leggi della fisica. Tobia all'età di 45 anni, a marzo, contenderà il titolo italiano. Se dovesse andare a buon fine l'asta, l'amministrazione si impegna a dare tutto il supporto logistico in termini di impiantistica sportiva, che è previsto anche dalle diverse concessioni dell'impiantistica, quindi regolamentato, soprattutto se si riferisce a un evento che di portata nazionale, che può attrarre flussi turistici, può essere volano di visibilità per un intero territorio. Ci auguriamo che possa andare a buon fine e soprattutto che Tobia, che è il nostro campione, riesca a dare il meglio di sé come ha sempre fatto.